Ciao Francesco, ci troviamo in questa occasione importante, un po' obbligata perché stiamo vivendo questi tempi molto difficili, che però potrebbe anche trasformarsi in un elemento molto positivo, perché significa avere un archivio storico, testimonianze dirette, un confronto bello che potrà servire soprattutto in termini di divulgazione culturale, che è sempre un elemento fondamentale. Bene, naturalmente anche per me è un'emozione, nel senso che pur conoscendo molto bene l'azienda Quintarelli, diventa importante in occasione del genere e quindi vediamo di riuscire a trasformare questo tempo in qualcosa di veramente utile e positivo. E partirei subito chiedendoti gli elementi che tu vorrai citare sulla storia della vostra azienda e sulle persone che l'hanno contraddistinta nel tempo fino adesso, fino ad oggi. Allora, l'azienda nasce un pochino con i bisnonni, quindi il papà e la mamma di Giuseppe, che si chiamavano Silvio e Rosa Quintarelli, all'inizio del Novecento. Loro intanto erano insediati qua vicino a Marano di Valpolicella, località Figari, e producevano più che altro vino sfuso, quindi damigiane, piccole botti. Erano già dei buoni produttori perché esportavano, quello insomma, che sappiamo, che raccontato, ci hanno raccontato i nonni, esportavano già negli Stati Uniti all'inizio del secolo e era una produzione ovviamente molto, molto piccola, molto limitata. Nel 1924 si sono spostati qui, dove è tuttora la sede dell'azienda, sul Monte Cappaletto, Colle del Cerè, Anagrafe. E hanno cominciato a costruire la casa, che poi verrà ampliata negli anni 60. Nel 27 nasce Giuseppe, uno dei tre figli, che sarà quello che poi continua l'attività di famiglia. E lui dice di avere ovviamente continuato l'attività dei genitori, ampliandola sia nella qualità che nella quantità, pian pianino. È stato un pochino il precursore della zona, no? Come grande focus sulla qualità, sul prezzo, sul ridurre le rese del vigneto, affinare a lungo i vini, quindi ha dato degli elementi innovativi per cui è stato capace di alzare in generale il livello della produzione e poi pian pianino essere fonte di ispirazione per altri produttori, quindi alzare un pochino anche il livello della zona Valpolicella. Ovviamente è stato un percorso molto graduale, molto lento, iniziato appunto negli anni 50 e ci ha lasciato nel 2012, è sempre stato affiancato dalla moglie Franca e dalle quattro figlie che a turno e comunque anche tutte insieme hanno collaborato qui in azienda. E delle quattro figlie poi nel 2010 è stata un pochino scelta per varie vicende mia madre, Fiorenza, che è la figlia maggiore, ed è lei che attualmente con suo marito Giampaolo, con me e con mio fratello Lorenzo, ovviamente insieme ai cinque ragazzi, collaboratori storici, si occupa di portare avanti l'attività di famiglia. E come linea generale, insomma, abbiamo un vigneto di circa 12 ettari sui tre comuni della Valpolicella, Montenegro, Marano e Sant'Ambrogio e produciamo 60-65 mila bottiglie di vino all'anno. Come siamo organizzati attualmente, diciamo Fiorenza coordina un po' le attività a tutto tondo dell'azienda, mio padre si occupa dell'attività amministrativa, io un po' l'operatività e discorso commerciale, Lorenzo, le visite in cantina e il confezionamento dei vini. Poi abbiamo tutto
tutti gli altri ragazzi, quindi Mari, Dennis la parte di cantina, Nicola la parte di campagna, Rossella e Fiorenza il confezionamento, abbiamo Giovanni che ci aiuta con le visite, quindi insomma siamo una realtà piccola, familiare e un pochino come l'aveva ancora pensata il nonno, ecco. Siamo molto cauti in ogni passaggio, esatto. In ogni passo che bisogna fare. Sì, ecco. Ci domandiamo sempre, insomma, prima di cambiare qualcosa, perché è stato fatto così e se non ha, se è necessario o meno, insomma. Anche a livello di comunicazione, per esempio, no? Giuseppe è sempre stato un passo indietro, quindi facendo parlare ai vini o non andando alle fiere, agli eventi, quindi è una cosa, per esempio, che ancora noi rispettiamo e al momento ci sembra funzionale, ecco, non avendo un'enorme produzione, la domanda insomma è buona, ecco, al momento facciamo così ancora. Quindi possiamo dire un piede ben saldo nella propria terra, nel proprio territorio, nelle proprie origini, mantenendo questo nucleo identitario, familiare, forte, che riesce ad avere in mano tutta la gestione e nello stesso tempo, non fosse altro per il nome internazionale e mondiale che portate, un occhio rivolto appunto al globo nelle sue molteplici diversità e sfaccettature, diciamo. Sì, per carità, rispetto a un tempo si vende in molti più paesi, anche piccolini, anche molto lontani. Il vino ha proprio raggiunto tutto il mondo, possiamo dire. Una volta magari era più concentrata l'America, adesso c'è tanto più anche Asia, c'è sempre l'America, il Canada, il Giappone come mercati storici, ma c'è tanto più Asia e anche l'Italia negli ultimi 10 anni ha avuto un bel incremento, magari nelle città ovviamente più di respiro internazionale, Roma, Milano, Venezia, la Roma stessa, insomma. Ecco. Sì, certo. Questo è anche un riconoscimento di fatto del valore del lavoro sia nello specifico di Quintarelli, ma anche dell'esplosione che la vitivinicoltura, l'enologia italiana hanno avuto negli ultimi, ormai possiamo dire, ben oltre 30 anni, diventando realtà non solo quantitativa, quale è sempre stata, e storica, chiaramente prima di tutto, ma adesso direi altamente qualitativa e altamente competitiva. Assolutamente. Ecco, quindi la cosa... Ma da questo punto di vista noi abbiamo fatto... abbiamo parlato di terra, abbiamo parlato di territorio, tu hai già fatto alcuni accenni anche agronomici. Che tipo di viticoltura... svolge la tua azienda, tanto per essere chiari, adesso sai ci sono i termini sono convenzionale, biologico, biodinamico, naturale e se mi permetti una battuta in dialetto, ma mi faccio come che voglio perché casa mia comandomi bene. Allora, siccome stiamo parlando con su un aspetto importante e potremmo rivolgersi anche a un pubblico molto vasto, chiarire significa anche far crescere sempre quel concetto di alto valore culturale di cui abbiamo parlato prima. Ma noi abbiamo una viticoltura convenzionale, direi, cioè, non siamo biologici né biodinamici, cerchiamo di rispettare i protocolli più vicini possibili al biologico quando l'annata lo consente o quando il periodo dell'annata lo consente. Quando ci sono situazioni un po' più difficili, non ho, anche noi insomma siamo stati per intervenire e fare quello che si deve fare nel campo. Diciamo che negli ultimi anni, a livello un po' di campagna, il nostro lavoro si è focalizzato sulla
riportare per esempio qualche filare da Guyot a Pergola, dove è possibile per lo spazio. Qui abbiamo tante marogne, tante mura, i filari sono un po' stretti e negli anni passati erano stati piantati tanti Guyot. Per quello che abbiamo visto noi, le uve Corvina e Corvinone in questa zona danno un prodotto migliore con la Pergola, e quindi dove è stato possibile abbiamo ricondotto il Guyot a questo, la Pergola tradizionale, diciamo. E stiamo provando sempre di più con calcio magnesio a ispessire la buccia delle uve, ecco, questo come apporto di antociani, di vari polifenoli. Abbiamo un po' valutato di concimare in modo organico alcune zone del vigneto, magari quelle un po' più male, un po' più sofferenti, per riequilibrare l'apparato foliare con il frutto, diciamo, con i grappoli. E cerchiamo di gestire le sfogliature proprio all'ultimo, in modo che l'uva non vada a scottarsi e non causi neanche un rallentamento della sua maturazione senza l'apparato foliare. Quindi alla fine sono tutti lavori piccoli, diciamo, di non sono grandi stravolgimenti, ma sono sempre, immagino come in generale le aziende, più attenzione al dettaglio, più ogni anno capire e conoscere il territorio e andare a intervenire in modo puntuale, insomma. Per esempio anche le micorrize che non usavamo una volta per far partire le barbatelle, no? Sull'apparato radicale. Ecco, tutte queste piccole attenzioni, insomma. E quindi stare molto attenti a non, come si usa dire, buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché il raccolto è l'elemento fondamentale che permette a un'azienda di lavorare, di andare avanti. Su questo, un'ultima questione, che anche questo tema di grande discussione, dibattito, diciamo anche di moda, e che però deve fare i conti proprio anche con il clima che cambia. Quindi il vostro rapporto, chiamiamolo così, con il tema dell'irrigazione, il vostro pensiero, la vostra idea. Ma l'idea è sempre stata di calibrare in base al vigneto, in base all'annata, non far andare troppo sotto stress la pianta, perché poi per la maturazione ci sono altri problemi, non abbondare. L'irrigazione è sempre rischiosa nel momento in cui poi magari c'è un periodo secco, si comincia a irrigare, poi magari c'è un periodo di piogge e quindi l'uva diventa in qualche modo c'è una sovra-irrigazione. Sì, ma ci manteniamo su un equilibrio, direi, bassetto, ecco, senza esagerare. In quasi tutte le campagne che abbiamo ci sono dei pozzi e quindi c'è l'irrigazione a goccia disponibile. Specialmente sulle uve, sulle vigne più giovani, che si ripiantano alle rimesse di anno in anno, vediamo che un'irrigazione di supporto è importante. Ho capito. Quindi un utilizzo accorto, consapevole e in rapporto all'effettiva necessità, possiamo dire. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Quando non serve, volentieri, deve stare, ecco, non è certo. Abbiamo parlato di questi elementi che riguardano la terra, i lavori in vigna, la campagna. Possiamo passare adesso nell'altro campo fondamentale, cioè quello che ci porta ad avere il vino, la trasformazione poi dell'uva in vino quando arriva in cantina, e quindi qual è il lavoro dell'azienda Quintarelli, come si è svolto nel tempo. Tu prima hai fatto una precisazione molto importante quando hai parlato all'inizio, l'idea di Giuseppe del Bepi, l'affinamento. Se vuoi un vino di qualità, di alto livello, devi lasciare che il tempo faccia
il suo percorso e se ci sono stati, se ci sono dei contributi di persone qualificate sul piano enologico che hanno contribuito in maniera importante all'evoluzione di questi grandi vini che voi producete. Sì, sicuramente il nostro stile di vinificazione è piuttosto tradizionale, mira a conservare il prodotto di partenza senza stravolgerlo. Diremmo che non usiamo pratiche troppo distrattive, ma ci accontentiamo insomma di rimutaggi a mano, di tenere la temperatura abbastanza bassa nella fermentazione, ecco, quindi siamo molto soffici come vinificazione di per sé. E, che dire, abbiamo rispetto a un tempo abbiamo un team di enologi un po' più giovane. Rinnovamento. È stato Roberto Ferrarini, no, che ha cominciato col nonno negli anni 90 ed è mancato qualche anno fa, nel 2014, ha lasciato degli allievi e un paio di questi ci aiutano a mantenere lo stile. Anche lì, come in campagna, si va sempre più a fare delle azioni molto mirate, magari rispetto a un tempo, anche visto che siamo più giovani, per paura di sbagliare, eccetera, teniamo i vini più controllati, più assaggiati, un po' più analisi, un po' più colmature, abbiamo ridotto la solforosa in vinificazione, però magari la teniamo abbastanza controllata in affinamento, ecco, tutti i lavori un po' puntuali per avere sotto controllo la cantina. Rispetto a un tempo cambiamo le botti in legno con una frequenza anche un po' maggiore, ma perché abbiamo avuto dei lavori di rinnovamento della cantina dal 2013 al 2017, quella è stata l'occasione per cambiare tanti legni esausti. Ecco. Certo. E scusami, già che ci siamo, le capacità di cui voi vi servite di questi legni? La maggioranza sono da 30 ettolitri, abbiamo poi dei vari pezzi da 50, vari pezzi da 75 e da 100. 100 è la capacità, abbiamo 7 botti da 100. E, non legni piccoli. Noi abbiamo qualche tonno da 5,5. Però la maggioranza sono le botti da 30 ettolitri. Sì, va bene, quindi che voi, quindi legni in linea generale, Rovere di Slavonia o anche di qualche altra parte? Rovere di Slavonia, poi c'è qualche francese, qualche allier, poi sul passito si è sempre usato la caccia. Quindi per non essere invadenti, immagino. Esattamente. Sì, benissimo. Però ecco, sì, dimmi. Cosa che volevo aggiungere su questi legni, che ci siamo resi conto quanto sia importante la pulizia, no? Anche rispetto al legno, che è un materiale vivo, e quindi il fatto di usiamo adesso il vapore, il fatto anche di cambiare più spesso ci consente di essere più tranquilli poi nel prodotto che si mette ad affinare. No? Dice giustamente, la Marrone sta quasi 8 anni, quindi dobbiamo essere tranquilli che poi non partano fermentazioni strane o altri problemi di battaglia. Ecco. Senti, secondo voi, secondo anche la tradizione quintarelliana, senza chiederti classifiche, non mi interessa, non avrebbe nessun senso, ma che posto ideale, quasi affettivo, hanno i vini, chiariamo,
il reciotto della Valpolicella, quindi il reciotto rosso. Poi c'è un bianco passito con tutte le sue stranezze, anche se non più di tanto relativamente alla storia della Valpolicella. E abbiamo ovviamente l'Amarone, inutile neanche citarlo, il Valpolicella che nel caso vostro è solo ed esclusivamente, io dico solo ed esclusivamente, un vino di alto livello. C'è questa vicenda particolarissima dell'Alzero, su cui poi ti chiedo qualche spiegazione storica, perché lo merita. E sempre di più, anche se è forse il, come dire, il figlio più sconosciuto, si sta affermando nella vostra azienda un bianco secco, quindi da pasto, non il dolce citato, che come ti ho già detto nelle ultime annate mi pare abbia davvero spiccato il volo. Sì, ma la sfida del bianco è, c'è un pochino, come dire, coinvolto, perché è sempre stato un prodotto un po' di completamento della gamma, del 1984, e dal 2016 abbiamo cercato un pochino di alzarlo nel livello, quindi utilizzando anche del legno per una parte del vino, circa un 20%, e lasciando più a lungo sui lieviti. Ne imbottigliamo fra giugno e luglio dell'anno successivo alla vendemmia, quindi dei piccoli lavori per alzare un pochino il livello, e siamo contenti, ecco, della direzione che sta prendendo. Sono quelle cose che ti consentono di ogni anno di così interrogarti e approfondire, provare strade nuove, perché alla fine ogni imbottigliamento è l'occasione per fare questo, cioè capire dove vuoi arrivare, dove vuoi andare con il vino. Sì, quando parliamo dei vini Quintarelli, da sempre usiamo e gli accostiamo il termine classici. Parliamo di classicità, che è riferita sempre ai grandi vini, con un occhio rivolto alla grande tradizione poetica, letterale, culturale, ellenica. Quindi un vini, e in particolare quando siamo di fronte al Reciotto Amarone, che avessero sempre una grande opulenza, niente di esagerato, di estrattivo. Parliamo sempre di un vino che nasce con l'appassimento, una grande opulenza, una grande ricchezza, ma anche molto velluto, molta florealità e ricchezza di frutto. Certamente un Amarone che non si è mai dimenticato il suo legame fondamentale storico con il Reciotto, perché l'Amarone ovviamente è prima di tutto un Reciotto. Però chiaramente i tempi evolvono, cambiano, e quindi i produttori devono avere un occhio vigile, attento, non possono non tenerne conto, non possono, qualche volta facilmente si dice me ne frego. E mi pare che voi giovani, ma chiaramente sulla scorta di già quanto facevano chi c'era prima, e cioè Beppi e Roberto, stiate cogliendo questo segno dei tempi e lo stiate evidenziando nei vostri vini. Io qui ne approfitto per citare gli ultimi Amaroni, e in particolare il 2012, che a mio personale avviso reputo uno dei più grandi mai fatti, non solo da Quintarelli,
e lo dico con forza, l'ho anche scritto, e si vedrà, non, secondo me non ha nessun tema di confronto con mostri sacri come la Tour a Bordeaux e Romanée Conti in Borgogna. Affermazione la mia molto, molto, molto rischiosa, ma insomma il rischio nella vita, se c'è sostanza, vale la pena. Scusami la lungaggine, ma mi pareva giusto fare, fermare queste cose. Grazie, grazie Romano. Sì, come dici, pian pianino stiamo cercando di portare i vini anche a un gusto nostro, e anche con fasi alterne, in base all'annata, in base a quello che c'è in cantina. Ci sono state annate un po' più spigolose, un po' più secche, non so, ovviamente la 2009, in parte la 2011, annate un po' più rotonde come quella che hai citato, 2007 anche. C'è un percorso che va oltre questa azienda, ma che magari un po' coinvolge un po' tutto, no? Come dicevi anche tu, i vini si evolvono pian piano, lo stile si evolve. Quello che ricerchiamo però sono sempre un po' le caratteristiche tipiche, quindi un frutto dolce al naso, un tannino soffice, un'acidità presente, pulizia e bevibilità. Ecco, queste sono un pochino le direttive che ci muovono, che c'erano e penso ci siano ancora, quindi siamo contenti, ecco, di quello che stiamo facendo con sempre maggior consapevolezza, io credo. Perché se all'inizio, quando è iniziato passaggio generazionale 2010, ovviamente non c'era la tranquillità, la serenità che poi Certo. si è maturata quando insomma, si è capito che più o meno ce la facciamo, insomma. Quando si è avuta la consapevolezza che insomma si poteva, il dado è tratto, passiamo il Rubicone, insomma, no? Senti Francesco, io credo che abbiamo detto molto, molto di importante. Chiudiamo con due curiosità, una te l'accennavo, belle anche dal punto di vista storiografico da chiarire. Allora, perché nasce questo vino chiamato Alzero, che è un bordolese passito, chiamiamolo così, e la Valle del Cerè, soprattutto per le vecchie generazioni, è conosciuto con un altro nome, col nome di Bandito. bandito. Allora, possiamo chiudere chiarendo questi due elementi molto curiosi? Allora, Alzero nel dialetto nostro intanto vuol dire scarpata, che avete anche voi una parola simile, no? Scarpata o qua nella campagna, una volta magari non c'erano questi muretti, le maroniche, ma c'erano le scarpate che tenevano il piano nella collina, formavano i piani. È un vino che nasce nell'83, in realtà. C'è anche l'importatore americano dell'epoca, con cui Giuseppe aveva sempre avuto un rapporto molto stretto, che gli consiglia, così lo pensano un po' insieme, no? Come un cabernet di appassimento, magari adatto anche a un palato di quel tipo lì, quindi piuttosto rotondo, piuttosto soffice. Una cosa al tempo che non credo facesse nessun altro negli anni 80, almeno Assolutamente. è stato un vino che forse abbiamo fatto un po' più fatica di altri a sentire il nostro, no? Per via di queste note più internazionali, diciamo. E molto, molto estremo, molto di impatto, molto di Così, negli ultimi anni, già con Roberto, dopo l'annata 2000 di Alzero, pian pianino si è ridotto il contenuto zuccherino e recentemente anche un pochino questa grande presenza in bocca.
l'abbiamo un po' riportato a essere un vino e così ci fa stare anche più sereni, più incontra di più il nostro gusto e vediamo anche quello dei consumatori di oggi. E rimane comunque un vino di grande impatto, ecco, Azzaro. E se ne fanno 3.000 bottiglie all'anno, quindi è una cosa sempre stata molto sotto controllo, non è una cosa su cui lui ha puntato nella quantità, ma diciamo, i conoscitori degli stimatori del vino, una cosa di nicchia, insomma. Discorso diverso per la Mami Lecere, che scusami, e devo dire che io sono molto legato ai vecchi Alzero, però devo dire che questo riportare o portare l'Alzero nell'alveo della Valpolicella senza nulla a scalfire alla sua essenza è molto ma molto amato, compreso e apprezzato sul piano proprio della grande bevibilità che sta acquistando in questi ultimi anni rispetto a quanto di diverso era nel passato, ecco, questo sì. E la Mami Lecere, che ha detto anche bandito, invece ha radici più storiche, diciamo. E penso negli anni 60-69. Queste bottiglie erano una volta delle renane lunghe e giù abbiamo ancora qualche esemplare in cui le figlie, allora bambine, si esercitavano a scrivere l'etichetta. E ce n'è proprio una scritta dalla mamma, che lei ha riconosciuto dopo tanti anni, insomma. In quel caso lì il nome di bandito deriva dal fatto che deve essere stata una botte di vino bianco che al tempo della Seconda Guerra Mondiale insieme ad altre è venuta nascosta sotto la legna per evitare che le razzie dei tedeschi portassero via tutto e deve essere stata dimenticata e si è marsalata, è diventata di questo colore ambra e quindi è sempre stata un po' bandita dalla cantina e anche con il significato di essere stata nascosta. Quindi un bandito rimane per noi in famiglia e rimane così per le generazioni che ancora sanno di questa storia. In realtà poi l'etichetta c'è scritto Amabile del Cerè e c'è una piccola poesia di Giuseppe, no? Che dice sono nato nell'annata, sono cresciuto da bandito in 5 anni ho raggiunto l'infinito. Era una cosa che lui aveva scritto e non si era pensato di notte, così, e quindi tutte le bottiglie portano poi questa piccola poesia nell'etichetta. È un vino che produciamo saltuariamente, ecco, forse 3 annate su 10 e in piccole quantità, ovviamente, ecco, quando vale la pena farlo, insomma. 2012 è stato l'ultimo. Sì, allora possiamo chiamarlo il Billy the Kid della Valpolicella, è un bandito, a cui vogliamo bene, insomma. Va bene, credo che abbiamo detto tutto quello che serviva. Ti ringrazio la tua famiglia e a risentirci e rivederci. Come ti avevo accennato, ho parlato con gli altri collaboratori della nostra guida e quindi se riusciamo a concordare, sperando che la situazione ce lo permetta, una visita molto molto istruttiva, ci vedremo in futuro per questa bella e nuova esperienza. Grazie. Volentieri, grazie Roberto. Ciao Francesco. Ciao. Ciao. Grazie.